quixote visionario e grottesco, quello andato in scena al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno dal 30 novembre al 2 dicembre. Il capolavoro di Miguel Cervantes è stato riletto dal regista Stefano Artissung, grazie ad una produzione congiunta che ha visto come protagonisti il Teatro Ventidio Basso, la compagnia Sinergie Teatrali, l'AMAT, Associazione Marchigiana Attività Teatrali e il Comune di Offida. Uno spettacolo interamente prodotto in territorio piceno, che nel cast può vantare gli ascolani Alessandro Marinelli, Sancho Panza, e Alessia Bedini, nel ruolo di Dulcinea del Toboso, il fermano Stefano De Bernardin, nel ruolo del Duca, Giampaolo Valentini di Morrovalle e l'artista sanbenedettese Pier Giorgio Cinì. Atmosfera retro per il Don Chisciotte della Mancia, una balera infernale allestita in pieno stile anni 50-60, o meglio sarebbe dire riutilizzando dei cliché d'epoca, degli anni del boom, con richiami al cinema di Stanley Kubrick e di David Lynch. Teatro d'avanspettacolo, sì, ma non senza una vena di inquietudine. Tra lustrini e paillette si scopre il volto nero della follia di Don Chisciotte, un personaggio profondamente contemporaneo che ha una percezione alterata della realtà. Nell'interpretazione di Artissung, l'Hidalgo, dei nostri tempi, vede in una tricetta d'avanspettacolo la sua Dulcinea e i mulini a vento contro cui combattere diventano sempre più indefiniti, oggetti quasi da modernariato. Per noi è stato un delirio, quindi è stata un'avventura donchisciottesca, perché comunque cercare di ridurre un romanzo di 1200 pagine in un'ora e 20 di spettacolo è una follia pura, però noi ci abbiamo provato, diciamo che ci siamo dati una mano attraverso l'idea dell'avanspettacolo che ci ha permesso di giocare, diciamo, con questo personaggio e con questo romanzo. Quindi questo è stato per noi un'idea che ci ha in qualche modo salvato nella drammaturgia. Notevole la performance di Pier Giorgio Cinì, che ha dato brio e leggerezza alla struttura narrativa. Allegria e pathos, follia, inquietudine e tanta musica per un Don Chisciotte che rilancia in modo innovativo la produzione teatrale marchigiana.